Terreni, ville, negozi, sono centinaia i beni sequestrati alla criminalità in tutta Italia che poi vengono riutilizzati per fini sociali. Sergio De Nicola. Pronti per l'allenamento? Sì, sì. Questo terreno su cui oggi si allenano i ragazzi del Monte Spaccato, squadra che milita nel campionato di calcio di Serie D, prima era del boss Franco Gambacurta, uno degli 11 beni gestiti dall'ASP Asilo Savoia. Tra gli altri ci sono una villa appartenuta ai Casamonica, una palestra ad Ostia che era degli Spada. Oltre al lavoro sportivo c'è un grande lavoro sociale che ha consentito a questo quartiere finalmente di tornare alla cronaca per fatti positivi di sport, di inclusione e di crescita e formazione professionale. Ne sa qualcosa Chiara, 27 anni, un passato di dispersione scolastica, oggi tornata sui banchi di scuola e sul campo di calcio come terzino della squadra femminile alle prese con i play-off per la Serie C. Per i giovani della zona, del quartiere, avere un punto di riferimento è importantissimo.